Radio Radicale, siamo con Gianfranco Librandi per parlare di questo scoop che riguarderebbe Renzi. Noi abbiamo visto che una trasmissione giornalistica avrebbe tirato fuori un filmato dove si vede Renzi in un autogrill con un uomo dei servizi segreti. Allora, questa cosa che è stata associata al periodo in cui i due si sono incontrati è stata messa in relazione alla caduta del governo Conte. Ricordiamo che qualche settimana fa un esponente del PD, Bettini, aveva detto che Conte era caduto per un, diciamo, un complotto internazionale. Allora, volevo sapere lei come aveva preso questa cosa della spy story su Renzi e come giudica, insomma, questa campagna contro Renzi che, insomma, sta diventando un po' pesante. Sì, accanimento totale contro una persona che ha servito l'Italia, ha salvato l'Italia più volte e che, diciamo, continua a fare il suo dovere e dal mio punto di vista anche quando va all'estero fa cose importanti per le nostre industrie e per la nostra economia. Detto questo, sono certo che la magistratura chiarirà se questa testimone che dice di essere rimasta lì a filmare Renzi 40 minuti, intanto che il padre, c'è un giro, una battuta adesso sui web, che il padre è ancora là, che è stato abbandonato dalla figlia, è una signora che passava di lì per caso, dopo lascia il padre che va in bagno 40 minuti, si mette a filmare, oppure è tutta una trappola, cioè una trappola fatta da chi, per quale motivo non lo so. Diciamo che la cosa che mi dà fastidio è che questo accanimento contro una persona così, diciamo, dal mio punto di vista così capace. Io faccio l'imprenditore, uno come Renzi sicuramente lo metterei a decidere, a fare come testa di serie delle vendite o del marketing o della ricerca, perché è una persona molto determinata, molto capace. Il fatto che si incontri con uno 007 che ha conosciuto quando faceva il presidente del Consiglio mi sembra normale, mi sembra che c'era anche un'amicizia. Infatti si parla scherzosamente che Mancini porti i babbi, no? Che sono dei biscotti particolari, quindi direi che non ci vedo niente di strano, però non deve indagare il report, deve indagare la magistratura e spero che la magistratura sappia chiarire questo aspetto e se c'è un atteggiamento di continuo, come posso dire, attenzione delle TV nei confronti, anche diciamo in senso negativo, nei confronti di Renzi deve finire, perché questo ragazzo ha tutto il diritto di viversi la sua vita, di andare avanti a, diciamo, interpretare la politica nel migliore dei modi, perché vediamo, interviene sempre al Senato ed è sempre il migliore e saprà lui trovare il guizzo al momento giusto per aiutarci più avanti, ancora per aiutare l'Italia come ha sempre fatto con grande generosità, rinunciando al consenso, perché se lui avesse deciso per il Conte-ter, probabilmente c'erano tanti suoi amici che erano ministri, adesso invece non tocchiamo palla e abbiamo rinunciato ai consensi, cioè siamo stati penalizzati ai consensi anche per motivi, come posso dire, di opportunità politica attuale, no? Nel senso che non ci riconoscono. Non riconoscono a lui quello che ha fatto, a noi come partito quello che abbiamo fatto supportandolo e si vedono solo i lati negativi e l'attacco continuo di certi giornali, no? Perché è stato spostato un governo di loro interesse, no? Quindi guardiamo l'Italia. L'Italia in questo momento va bene, stiamo uscendo dal problema della pandemia. Vi ricordate Arcuri? Cioè adesso c'è Figliuolo. Io sono un alpino, sono orgoglioso di essere un alpino come lui. Quindi l'Italia è un'altra cosa, un altro paese in questo momento e lo dobbiamo a Renzi. Lasciamolo stare e per favore smettiamola di
Di... Senta, lei se lo ricorda un complotto ordito in un autogrill all'aperto in una piazzola di sosta? No, perché ce n'è stato un altro. No, nel senso... No, ma scusi, le volevo chiedere. Nell'autogrill... Nell'autogrill ci sono 1000 telecamere, se uno vuole fare delle cose nascoste non va nell'autogrill, va da un'altra parte, si nasconde da un'altra parte, quindi io direi che è una cosa da chiarire, non è stato fatto niente di male e penso che quindi Renzi dal mio punto di vista rimane il mio capo, una persona di grande valore. Sì. L'ultima cosa, come giudica il fatto che tutti quanti lodano, diciamo, Draghi, il nuovo clima che si è venuto a creare, mentre di questo aspetto nessuno parla pensando a quell'azione politica che ha svolto Renzi? Questo è abbastanza inspiegabile ed è veramente una cosa che mi lascia l'amaro in bocca. Vedere questa persona che ha combattuto così tanto, che ha trovato la giusta interpretazione per salvare l'Italia in un momento così difficile, adesso trattato in questo modo, mi dà molto fastidio. Magari anche lui qualche piccola colpa ce l'ha, nel senso che forse un po' troppo esuberante, però l'esuberanza è una cosa positiva, non è una cosa negativa. Quindi viva il nostro Renzi e viva l'Italia, che va bene, merito suo. Un giorno la storia lo riconoscerà. Bene, io la ringrazio, ringrazio l'onorevole Librandi di Italia Viva. Grazie.